Un benvenuto a tutti da Meteogrone. Anche oggi giornata veramente calda, soprattutto al pomeriggio, con temperature ormai, possiamo dire, di inizio estate, temperature addirittura della prima decade di giugno. Andiamo a vederle. Ecco l'immagine della Lombardia, vedete le temperature minime di Bollate 8,2, quella di Cerano Laghetto 8,4. Guardate le massime. 26,4 Bollate, 25,3 Cerano Laghetto, temperature che quando sopra le 25 gradi sono temperature estive. Immagine del satellite, ecco, vedete una perturbazione qui sul Portogallo, è l'area del Portogallo, l'alta pressione poi che domina anche sull'Italia, e poi vedete che qui a nord-est l'area fredda tende a scendere verso le regioni dell'Europa centro-meridionale. Sarà quella che porterà fine a questo caldo anomalo e a questo anticiclone anomalo. Infatti la distribuzione delle temperature il giorno del primo di aprile, vedete anche le Alpi come sono calde, nonostante ci siano delle montagne alte, la pianura padana come si è riscaldata, l'abbiamo vista prima, tutta l'Italia, tutta la Spagna, la Francia, vedete, è soltanto il nord, il centro-nord d'Europa che comincia a sentire di queste discese un po' più fredde, che adesso vedremo dal modello di precipitazioni assenti soprattutto in quelle zone dove agisce l'aria fredda e qui dove c'è questa perturbazione sul Portogallo. Ecco il modello di reading, il modello di riferimento per fare previsione degli spostamenti d'aria. Giovedì 1 aprile, vedete, siamo ancora dentro il campo di alta pressione, anche se i valori per sole sono già diminuiti. L'avrete visto dai barometri che ci sono in giro, che avrete notato, che magari avete anche in casa. Ecco, venerdì, naturalmente il 2 aprile, come l'aria fredda discende un po' e si forma sulla Spagna, soprattutto sul Portogallo, dopo anche di quella perturbazione che abbiamo visto dal satellite, un corpo nuvoloso che porterà delle piogge. Questo corpo nuvoloso si sposterà verso l'Italia insieme alla discesa che vedremo adesso dell'aria fredda, eccola qua, nella giornata di sabato verso l'Italia. Poi alle 72 ore, vale a dire domenica, questa discesa delle aria fredda si farà sentire di più e sempre di più all'inizio di settimana prossima. Questo che cosa comporterà? Secondo le configurazioni che vi ho fatto vedere adesso, sicuramente a un crollo termico, riportandoci ai valori normali della stagione di inizio aprile, della prima decade di aprile, poi anche delle precipitazioni. In questo primo caso le precipitazioni saranno più probabili, più intense per ora sul nord-est e sulla fascia adriatica. Ma andiamo a vedere la carta al suolo prevista per la giornata del 2 aprile. Vedete che c'è un centro di bassa pressione che è quello che abbiamo visto dai satelliti, si muove verso il Golfo del Leone ed è una prima perturbazione che tenta di scendere verso le Adriatiche e i Balcani. E questo condizionerà poi il tempo nelle giornate pasquali e post-pasquali. Ecco allora la previsione. Il giorno 2 aprile è venerdì. Secco, cielo sereno, ancora buono e ancora temperature elevate, fino alla minima di 25 massimi. Sabato, bel tempo al mattino, si guasta verso sera con delle minime, più 10 gradi al mattino, più 22 gradi al pomeriggio. E ecco la giornata di Pasqua, il 4, domenica, la nuvolosità che va che viene più instabile, più 7 la minima e più 17 la massima. Vedete di quanti gradi già sfiora la temperatura, ma ne scenderà ancora di più. Bene, vi ringrazio, vi do appuntamento domani, vi auguro un sereno venerdì.